Sugli schermi di questa nostra trasmissione. Stiamo come tutti quanti sappiamo, concentrati sulla analisi del dogma della maternità divina. Le ultime puntate sono state dedicate a questo importantissimo dogma mariano e oggi dovremmo concludere cogliendo qualche altra. E suggestione con la volta scorsa abbiamo scorso insieme alcuni passaggi della Lumen Gentium, vedendo soprattutto come la maternità della Madonna sia collegata alla maternità della Chiesa. Oggi concluderemo la rassegna dei testi vedendo qualcosa del Catechismo della Chiesa Cattolica. E poi ehm, concludendo eh, con una riflessione sistematica mh, conclusiva sul dogma della maternità divina di Maria. E abbiamo visto anche quindi la maternità della Madonna in relazione, scusate questa piccola sintesi, alla eh, maternità della Chiesa e anche la sua maternità spirituale nei confronti di ciascun essere umano. Ed anche come dalla Madonna debba impararsi da parte di tutti quello stile, quell'atteggiamento materno, ecco, che ci faccia, come dice Gesù nel Vangelo, sentire realmente madre di tutti. Chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. Quindi quello stile mariano, eh, che a mio avviso è importantissimo, che caratterizzi la vita della Chiesa e lo stile e la vita di ogni credente. Ecco, vi ricordavo anche che Papa Francesco tante volte ha fatto notare l'importanza di questo stile mariano e di, questa, e di questo senso ecco, di maternità che tutti dobbiamo avere nei confronti di tutti. La Chiesa è donna, si chiama la Chiesa, non è un uomo. Quindi, significa che della dolcezza, della tenerezza, della bontà, dell'amore immenso, grandissimo. Di questa creatura che è la Madonna c'è bisogno. Oggi oserei dire più che mai, quindi c'è uno stile ecclesiale che va completamente rivisto e ripensato. E alla luce di questa, mh, di questa prospettiva e della bellezza che emerge dalla figura materna di Maria Santissima. Ecco, perché. Eh, Chiudevamo la volta scorsa con Roma Genesio 64, che la maternità della Chiesa è modellata sulla maternità di Maria. Vorrei rileggere questo splendido passaggio, la Chiesa contemplando l'arcana santità della Vergine, imitandone la carità e compiendo fedelmente la volontà del Padre. Per mezzo della parola di Dio, accolta con fedeltà, diventa essere pura madre poiché con la predicazione del battesimo genera la vita nuova e immortale i figli che sono stati concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio sono delle immagini veramente bellissime Arcana Santità della Vergine che significa Arcana, no? significa che la, la Panaghia, la tutta santa così la chiamano assai correttamente i greci possiede una santità talmente grande che è misteriosa per noi, nessuno la può sondare. Io personalmente credo di aver già detto nel ciclo di queste trasmissioni che solo Dio può sondare e conoscere l'immensa santità di Maria Santissima che va al di là di ogni possibile immaginazione da parte di noi esseri umani, poveri esseri umani. Quindi la Chiesa contempla l'arcana santità della Vergine, anzitutto, ne imita la carità. La carità è il distintivo della vita cristiana e dei figli della Chiesa. Noi ricordiamo sempre che se c'è una cosa su cui non, non possiamo mai esagerare è la carità. Nei confronti di Dio il nostro amore deve essere sempre pieno e assoluto, d'accordo? Non lo ameremo mai abbastanza. Ma nei confronti del prossimo, noi abbiamo il modello di Gesù l'insegnamento del suo comandamento incarnato perfettamente dalla Madonna che è, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nelle nostre relazioni interpersonali non ci deve essere nulla che non abbia questo afflato, quindi questo profondissimo, eh, questo, questo, questo profondissimo eh, senso di amore trasmesso e peraltro fatto percepire alle persone. Perché non basta che noi una persona la amiamo nel cuore, non basta amare, occorre far percepire l'amore. Ecco, la, la, noi immaginiamo come è la maternità della Madonna nei nostri confronti e quanto eh, grande sia la sua premura di farci cogliere, insomma, eh, la sua presenza. Bene, riprendiamo, carissimi ascoltatori, purtroppo c'è stato qualche problema di connessione, di trasmissione. Ah, stavamo concludendo il discorso sulla carità della Madonna, ecco, che è assolutamente infinita sia nei confronti del primo comandamento, che è l'amore verso Dio, che nei confronti del secondo grande comandamento, certamente grande ma inferiore al primo, che è comunque impegnativo, che è l'amare il prossimo sul modello di come ci ha insegnato Gesù. E infine, con ecco la caratteristica mariana per eccellenza, compiendo fedelmente la volontà del padre come Maria ascoltando e accogliendo la parola di Dio che fa generare in noi la vita divina e poi attraverso la predicazione della stessa parola genera nuovi figli alla grazia perché la conversione nasce dall'ascolto dell'ascolto della predicazione del Vangelo che viene creduto e che poi chiama provoca la conversione e la richiesta dei sacramenti in chi l'ascolta e dobbiamo adesso leggere qualcosa del catechismo della Chiesa Cattolica. Nel catechismo della Chiesa Cattolica, ovviamente, quando si parla di, della maternità divina di Maria, nel numero 466 troviamo la citazione testuale del, de, de, delle parole del Concilio di Efeso e della sua dottrina, mentre eh, nel 495. Eh, il catechismo assai opportunamente spiega che certamente Maria nel Vangelo è chiamata ordinariamente la madre di Gesù, specialmente nel Vangelo di San Giovanni, eh, ma prima della nascita del figlio suo, eh, questo l'abbiamo visto, è acclamata sotto la mozione dello Spirito Santo la madre del mio Signore. Da chi? Da Santa Elisabetta. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Infatti, colui che Maria ha concepito come uomo per opera dello Spirito Santo e che è diventato veramente suo Figlio secondo la carne, è il Figlio Eterno del Padre, la seconda persona della Santissima Trinità. La Chiesa confessa che Maria è veramente madre di Dio, appunto in greco Theotokos. E qui chiaramente c'è una nuova citazione, un rimando al Concilio di Efeso e al numero del che noi abbiamo già visto insieme, che è il 251. Quindi vedete come il catechismo della Chiesa Cattolica sintetizza in poche battute ciò su cui siamo andati insieme meditando. Colui che Maria ha concepito come uomo per opera dello Spirito Santo, quindi la Madonna non genera la divinità, ma concorre attivamente a dare al Figlio di Dio la natura umana concepita per opera dello Spirito Santo nel suo seno. Quindi Gesù è veramente figlio di Maria e veramente figlio del Padre. Quindi c'è questa doppia, e si chiama anche in teologia, la doppia generazione del Verbo, la generazione eterna del Padre, dal Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, e la generazione temporale da Maria come suo vero figlio. E quindi la Madonna che dà appunto questa generazione temporale indipendente dal beneplacito della divina volontà al figlio di Dio può deve essere chiamata vera madre di Dio. Ancora abbiamo qualche altro passo del catechismo della Chiesa cattolica dove parallelamente al tema della maternità divina viene ripreso e sviluppato e sottolineato il tema della maternità di Maria nei confronti della Chiesa. Quindi il numero 964 Anzitutto esplicita il fondamento della maternità divina nei confronti della Chiesa e è la sua unione unica con Cristo nell'opera della redenzione dal momento del concepimento virginale fino alla morte di Cristo. Vedete come anche qui il catechismo è chiaro che <coughs> ricordiamo che la maternità eh, di Maria nei confronti della Chiesa non è stata come la maternità... Nei confronti di Gesù l'abbiamo visto questo tema, no. La Madonna concepita in un'estasi, cioè l'annunciazione appena detto Fiat, noi non sappiamo cosa è successo dentro il suo grembo virginale ma sicuramente è stata un'esperienza estatica, d'accordo? Certamente accompagnata dalle spine della croce, perché la Madonna sapeva che dicendo Fiat dava la natura umana al verbo di Dio, e questa natura umana gliela dava per soffrire per la nostra redenzione. Certamente sapeva anche che dire di sì alla maternità divina significa contestualmente diventare madre nostra e che noi a differenza del figlio suo secondo la carne le avremmo data da penare non poco e eh no, sono tante le lacrime che la madonna ha sparso per noi e quindi in particolare per quanto riguarda la sua maternità nei confronti della chiesa è stata una maternità dolorosa abbiamo visto nelle scorse puntate quando la più che altro quando abbiamo parlato anche della verità perpetua, quando il libro dell'Apocalisse dice che la Madonna era incinta e gridava per le doglie e i travagli del parto, quelle non sono le doglie e i travagli del parto di Gesù, sono le doglie e i travagli del parto, tra l'altro mai sufficientemente terminati, che la Madonna soffre per dare alla luce tutti noi, per dare alla luce i discepoli di Gesù. E qui il Catechismo, vedete, il fondamento della maternità divina di Maria verso la Chiesa nella sua unione unica con Cristo, vedete, unica con Cristo nell'opera della Redenzione. Allora mi soffermo su questo perché mm, il dogma della maternità divina di Maria e soprattutto la sua maternità nei confronti della Chiesa sono delle chiavi teologiche molto importanti per riflettere, e qui dovranno farli i teologi. E, e dovranno poi farli anche i eh, membri della, della gerarchia che, 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 che caldeggiano in qualche modo l'arrivo la, ad una maturazione delle condizioni per poter formulare il quinto dogma mariano, ma vedete qui c'è già un prodromo, qui c'è già un accenno, qui c'è già una direzione, una, 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 una addirittura di marcia, la sua nonna unica con Cristo nell'opera della redenzione. Che significa? Significa che nessuna creatura è stata nello stesso modo e allo stesso titolo unito con Gesù nell'opera della redenzione. E se tutti noi, dice San Paolo, siamo dei piccoli, penso che questo lo sappiamo tutti quanti, dei piccoli corredentori, perché le nostre sofferenze unite con le sofferenze di Cristo, così come le nostre preghiere e tante altre cose, provocano del bene a tutti i membri della Chiesa e del mondo, la Madonna lo è prima, più di noi e soprattutto a diverso titolo. Quindi la Madonna non è soltanto che con le sue sofferenze ha, come dire, fa pervenire la grazia già conquistata da Gesù alle creature, perché questo poi è il contenuto fondamentale della corretenzione che per ora, ripeto, è materia libera, nessuno può, dire di, che può, può tacciare di errore chi ci crede e chi. La, difende né viceversa, fino a quando non ci sarà una presa di posizione precisa da parte della, della, del Magistero ufficiale della Chiesa, ma penso proprio da parte del, del Sommo Pontefice, perché a mio modestissimo avviso se questa cosa si farà sarà una cosa analoga ai dogmi della uh, Immacolata Concezione, che, furono fatti, che fu fatto insomma, per opera del, eh, di, di, del Beato, Pio Nono, credo, credo che sia ancora Beato. E dell'assunzione che stiamo per celebrare nei prossimi giorni che sarà appunto che è stata appunto formulata, definita come verità di fede non impugnabile da Papa Pio XII nel 1950. Quindi in ogni caso qui c'è già una spia, sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica rappresenta un punto di riferimento dottrinale stabile, solido e sicuro. E la spia è appunto questa espressione. La sua unione unica con Cristo nell'opera della redenzione. Attenzione! Un'opera, un'unione unica che cominciava dal momento del concepimento virginale fino alla morte di Cristo. Vedete? Quindi, quando è che la Madonna ha cominciato ad essere la Redentrice, questo l'abbiamo già visto e quando ha sofferto insieme con Gesù sotto la croce? No. Da quando l'ha concepito! Cioè, come Gesù, fin dal momento in cui fu concepito, questo lo ha anche rivelato in maniera straordinaria e attraverso la liberazione privata, a Santa Margherita Maria Alacoc. No? attraverso le liberazioni ufficiali, insomma, che hanno dato luogo anche a feste e solennità liturgiche nella Chiesa, che sono quelle del Sacro Cuore. No? Gli disse: fin dal momento dell'incarnazione la croce è stata piantata nel mio cuore. Ma fin dal momento dell'incarnazione, possiamo dire che la spada è stata piantata. Nel cuore della Madonna, unione unica con Cristo, dice il Catechismo 964, nell'opera della redenzione dal momento del concepimento virginale fino alla morte di Cristo. Il numero 967 riprende la dizione di Lumen Gentium 53-63 che vede la Madonna, attenzione, come tipo e modello della Chiesa. E specifica modello della Chiesa riprendendo l'umen Gentium, in che senso soprattutto per la fede e per la carità, che sono due delle tre virtù teologali. Allora, Maria, tipo della Chiesa, ho spiegato la volta scorsa che la tipologia mariana nei confronti della Chiesa. Lo sapete, typos in greco significa appunto figura, immagine. Quindi, che cosa vuol dire se tu vedi un'immagine. E riesce a risalire alla realtà che quell'immagine rappresenta, no? facciamo qualche facciamo esempio, se io vedo un dipinto, il dipinto viene fatto non perché sia dorata, scusate, perché sia guardata la tela con eh, la vernice, con i, con i colori, insomma, come, come si chiamano, con le tinte, ma perché attraverso l'immagine che viene riprodotta io aggiungo la realtà, insomma se viene, se, se viene dipinto un paesaggio cioè lo scopo che ha quel dipinto è di impressionare la mia mente appunto con l'immagine del paesaggio ma io i paesaggi li vedo realmente nella realtà no? così se faccio un ritratto cose di questo genere e quindi il termine tipo ha in linea di massima questa, questo campo semantico quindi è un'immagine ora però voi capite no? ci sono delle immagini che sono come dice San Paolo che sono quelle vetero testamentarie, figura e ombra delle realtà future. Se io dico che Adamo è tipo di Cristo, chi è più grande Adamo o Cristo? È più grande Cristo. Quindi in Adamo c'erano alcune cose che Cristo ha ripreso e le ha portate all'ennesima potenza da sublimate. Se io dico che il popolo di Israele, come dice del resto la Lumen Gentium, eh, è tutto fatto il secondo capitolo, è la prefigurazione, quindi il tipo del popolo della nuova alleanza. Quindi, che la Chiesa ha avuto già in Israele una sua parziale manifestazione, ecco perché noi siamo ontologicamente legati al popolo di, di Israele, come San Giovanni Paolo II tante volte ci ha fatto, ci ha fatto notare: no? E certamente la Chiesa è un'altra cosa rispetto all'antica alleanza, appunto perché? perché il compimento? È qualcosa che è più grande, da un punto di vista oggettivo non si tratta di essere più superiori, meglio o peggio, capite? Cioè, tante cose che Dio aveva cominciato a fare con il popolo di Israele, le ha portate alla pienezza massima con l'avvento di Cristo e con la fondazione della Chiesa. Quindi anche qui, se dico Israele è figura della Chiesa, tipo della Chiesa, dico che la Chiesa è qualcosa di più grande di Israele. Ma con Maria questa cosa non funziona, perché oltre al tipo... Il tipo a cui corrisponde l'antitipo, quindi <ride> Abramo, eh, Adamo, scusate, figura di Cristo. Adamo è il tipo dell'antitipo Cristo, quindi l'antitipo è sempre più grande del tipo. Esiste un rapporto inverso, cioè c'è il prototipo nei confronti del tipo e c'è anche l'archetipo nei confronti del tipo. Quindi l'archetipo, archean in, 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 in greco significa principio. Quindi l'archetipo di tutte le cose, quindi il punto di riferimento assoluto, chi è? È Cristo. È, è a partire da Cristo che tutto deve essere compreso, che tutto deve essere riferito, eccetera, eccetera. Ora, nei confronti della Chiesa, però, la Madonna è il prototipo. Cioè, che significa? Significa che, pur essendo lei stessa membro eccellente della Chiesa, ha questa peculiarità che in sé contiene... Per grazia e in nuce tutto ciò che la Chiesa è ed è chiamata ad essere. Ecco perché la Madonna è il tipo della Chiesa. Quindi, ecco perché noi dobbiamo guardare anche a Maria per comprendere chi siamo e per comprendere come si è Chiesa. D'accordo? Quindi, è un tipo normativo, saremmo dire, capito? Perché è più grande eh, di noi. La Madonna, eccettuato il fatto che non ha. E questo non è poco, eh? l'ordine sacro non è poco, anche se anche in questo campo capite: la Madonna non ha la partecipazione al sacerdozio ministeriale perché Gesù non ha voluto che le funzioni sue di capo e di pastore fossero date ad una donna. Questo è proprio le donne non si devono alterare per questo. Perché io, uno dei motivi che spinse San Giovanni Paolo II a scrivere la famosa lettera con cui ha chiuso la questione del possibile sacerdozio alle donne, è una constatazione di fatto, cioè la Madonna la Messa non l'ha celebrata mai. Punto. <ride> cioè, e chi è più degno di lei di salire sull'altare? Cioè da un punto di vista di dignità, cioè nessuno avrebbe la capacità di salire sull'altare quanto ce l'avrebbe la Madonna, capite? Ma nessuno celebrerebbe la Messa con tanto amore, con tanta devozione, con tanto raccoglimento, quanto, capite, se potesse, la celebrerebbe la Madonna. Ora, se Gesù non ha conferito l'ordine sacro alla Madonna, significa che c'è proprio una ragione dipendente dalla volontà divina e dall'ordine che la divina volontà segue nell'esternare le sue opere, che è invalicabile, capite? Per cui la Chiesa, cioè, non è che Giovanni Paolo II ha detto: Non è che noi non vogliamo, ma magari, se dipendesse da noi, ma per carità, capite? cioè, a noi le donne gli vogliamo tanto bene, le donne sono delle creature bellissime, non sono inferiori agli uomini, hanno la stessa dignità. Non è questo il problema, il problema è che non posso io, se Gesù Cristo, cioè, non fa una cosa del genere nei confronti della Madonna, che cosa mi fa capire? Che questa cosa non si può fare. Quindi cioè, non è che uno non vuole, ma io quando lo spiego anche ai miei studenti, quello che ha detto San Giovanni Paolo II è questo, cioè se io prendo una donna e un vescovo gli mette le mani sulla testa, gli fa la cerimonia dell'ordinazione sacerdotale, come l'ha fatta a me, quindi fa tutte le cose, gli mette le mani sulla testa, invoca i santi, poi gliela mettono tutti quanti i preti, poi gli fa la preghiera di ordinazione, tutto quello che vogliamo. Sapete quella donna alla fine della celebrazione come resta? Quello che era, capite? Non diventa prete. Quindi che Signagoglia fa tutte le cose vuol dire che se un domani va a confessare e quello dice io ti assolvo i tuoi peccati, quella non la assolva perché non ha il potere di farlo. Se va all'altare a celebrare la messa e dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, quelli rimangono un pezzo di pane e un pochino di vino. Capite? Per far capire sarebbe come, cioè, capite perché... L'individuo battezzato di sesso maschile è un requisito di validità dell'ordinazione, quindi sarebbe come se io andassi a celebrare la messa, non ho potere di farlo. Con i biscotti e la Coca-Cola. Non posso io andare a consacrare i biscotti e la Coca-Cola perché, 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 nonostante il potere che ho, d'accordo, il mio potere è limitato, cioè io posso esercitare il potere sacerdotale in maniera conforme alle regole con cui l'ha istituito chi me l'ha dato, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Se il nostro Signore Gesù Cristo nell'ultima cena ha usato pane, azimo e vino, nessuno può alzarsi la mattina e dire, va bene, usiamo la birra, adesso non esageriamo, usiamo la birra, d'accordo, e usiamo il pane lievitato. Voi immaginate un prete che facesse una cosa di questo genere, <ride> capite? che tante cose che si fanno oggi in giro, cioè, noi non abbiamo un potere illimitato, noi abbiamo un potere grosso, ma è chiaramente vincolato dalla volontà di Cristo. Quindi, ora, non avendo però il sacerdozio ministeriale, c'è un altro filone spirituale, anche questo è da approfondire, perché voi sapete che noi conosciamo due tipi di sacerdozzi, non uno solo, eh, perché c'è il sacerdozio comune o battesimale, qui rimando alle catechesi sulla chiesa che ho cominciato a fare quest'anno per le mie pecorelle insomma che continueranno l'anno prossimo, che ce l'abbiamo tutti quanti per mezzo della qua, del quale noi siamo veramente sacerdoti, re, profeti come la chiesa insegna, adesso questa non è la sede, no? E poi c'è il sacerdozio ministeriale che è quello che rende capace di agire in persona a Cristi e di assumere le funzioni nella chiesa di capo e di pastore che è quello che si trasmette attraverso l'ordine sacro ora alcuni autori e eh, non sono autori insomma Dice, e la Madonna? Punto interrogativo. Ah, per quella sua particolare ed unica unione con la Redenzione che ne ha fatto, insomma, una creatura veramente unica, qualcuno parla, ovviamente, di un sacerdozio sui generis, che, non trovando altro nome, lo si chiama con sacerdozio mistico, che ovviamente fermo restando la totale assenza delle funzioni sacerdotali sacramentali nella Madonna, però la conforma ad un titolo molto specifico, anzi unico, al sacerdozio di Cristo. È un po' come l'unicità, cioè la Madonna, la Madonna è tutto unico, l'Immacolata Concezione è unica, la Virginità Perpetua è unica, la Maternità Divina è unica, L'assunzione così come lei l'ha vissuta, adesso quando parleremo dell'assunzione vedremo che ci sono dottrinalmente molte questioni aperte, ma come è stata assunta la Madonna sicuramente non è stata assunta nessun'altra creatura, 100%, d'accordo? Ammesso che ci sia qualche altra assunzione, così cominciamo a, a, a mettere qualche pulce nel, nel, nell'orecchio, ma come lei nessuno. Ora, siccome è tutto unico in Maria... Perché la Madonna ha vissuto delle cose assolutamente uniche, su tutti i punti di vista. D'accordo? Allora qualcuno, con serie motivazioni teologiche, questo magari potrà essere, se le suore vorranno, insomma, più avanti, un, un ciclo magari di. Di, di catechesi, come dire, quando si fanno le tesi dottorali si fanno sperimentali, quindi, dove ci si addentra una questione chiaramente, una questione del tutto libera, quindi, che non è affatto oggetto di, di fede, non essendoci nessuna dichiarazione. Ufficiale da parte del magistero, ma è un ambito di applicazione, capite? Sono le cose quando uno diventa dottore in teologia, in diritto canonico, eccetera, eccetera. Sapete, no? Questo ve lo dico io, che sono dentro, cioè i lavori che si fanno sono sempre lavori sperimentali, cioè fuori di ciò che è già stato definito e che non si tocca. Ci sono una montagna di, eh, di eh, prospettive teologiche che sono libere, d'accordo? Nel senso che. Sono oggetto di, di studio, sono oggetto di, di riflessione, riflessione umile, d'accordo? Riflessione pacata, senza andare a tacciare di eresia chi la pensa diversamente da te perché non lo puoi fare, né che nessuno può dire a te che sei eretico perché fai un'ipotesi, né tu puoi essere così stupendo da chiamare eretico chi la pensa diversamente da te perché quella è un'ipotesi, d'accordo? Teologica. Come quando io in diverse circostanze ho parlato del peccato originale, Il peccato originale è definito dogmaticamente, ma su cosa sia stato, alcuni autori hanno fatto delle ipotesi. A me, quella ipotesi sembra attendibile, e l'ho presentata, punto e basta come ipotesi. Perché bisogna sempre avere questa attenzione, questa correttezza, e anche questa chiamiamola umiltà intellettuale, anche se insomma, a me non mi piace troppo <ride> presentarmi come. Come umile, sapete che se uno è umile c'è l'antinomia dell'umile. Se uno è umile, non lo dice, se lo dice, non è umile. D'accordo? Quindi è proprio una, una cosa di cui non si deve parlare proprio per niente. Tuttavia, l'onestà intellettuale richiede che quando si esce fuori dal magistero della Chiesa chi ti ascolta sia erudito, sia avvertito perché deve poter distinguere ciò che è da credere da ciò che invece è un di più, è opinabile. D'accordo? Il di più non sempre è una cosa da, da disprezzare, no? È un di più che potrebbe anche poi nel tempo portare a sviluppi dottrinali, quindi ad un ingresso, diciamo così, anche nelle, nel patrimonio, diciamo così, almeno in senso ampio, del Magistero della Chiesa in prospettiva, così è sempre successo questo nel corso della storia, no? Chiusa parentesi sul tipo: però, la Madonna è anche modello di fede e di carità viene presentata, allora il modello, attenzione, il modello è un esempio morale, cioè è un punto di riferimento da imitare, d'accordo? E la fede di Maria, qui non ci addentriamo, cioè la fede di Maria è spettacolare, voi sapete che c'è qui sì una pia tradizione che dice che la Madonna sia stata l'unica a non perdere completamente la fede dopo la morte di Gesù e che abbia conservato quella fede in te Gerdi, ma nella risurrezione per tutti noi. Solo questo basterebbe, no? Ma l'esempio, cioè una fede granitica, una fede che non dubita di nulla mai, una fede che sa resistere alla prova, c'è una bellissima messa della Madonna che si chiama Maria, Madre Sostegno della nostra fede, bellissima proprio. Dice cioè che la fede è intrepida, non ha dubitato manco sotto il Calvario, non ha dubitato prima della risurrezione, non ha dubitato quando vedeva l'esistenza di Gesù così travagliata, così sottoposta a dura prova, quando lo vedeva eh, come sottomesso, soggetto alle esigenze dell'umana natura, eppure continuava a adorarlo fermamente come il suo Signore e a crederlo tale. Eccetera, eccetera. cioè, la fede della Madonna è un mare dinanzi a cui, dentro il quale, ci si perde in maniera assoluta, no? E vogliamo parlare della, della carità <ride> cioè la carità di maria ecco questo non dobbiamo mai dimenticarlo guardate quando mh, io dico mh, i maestri di spirito sono sempre mh, molto attenti un buon criterio come dire di valutazione oggettiva di chi ci abbiamo davanti dei, dei suoi comportamenti e di tante cose della sua attendibilità sono due cose tu devi vedere quando, quando una persona ti, ti si presenta specialmente se si presenta in maniera autorevole tu guarda sempre le due cose il suo tasso di umiltà quanto è umile e il suo tasso di carità se lo vedi difettoso o grossolanamente difettoso in una di queste due cose stai sempre molto attento perché il diavolo è intelligentissimo, il diavolo conosce a memoria tutto il catechismo. È meglio di noi. Cioè, capite? Il diavolo può simulare i miracoli, può far finta di predire il futuro perché è molto intelligente. Ne fa da tutti i colori, ma il diavolo non ama nessuno. Poi il diavolo non è umile, non ci riesce a simulare bene l'umiltà, perché lo si smonta con poche parole. Poi se uno volesse c'è anche una terza cosa: l'ubbidienza. Allora, quando noi vediamo. Chiunque si presenti a noi, alla nostra attenzione, da, 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 dall'ultimo dei, dei, dei battezzati a chiunque ci si presenti dinanzi, che non sta messo bene su queste, messo, cioè, è chiaro noi siamo esseri umani, siamo tutti quanti perfettibili, no? ma quando ci sono delle eh, mancanze grossolane, palesi, evidenti a queste tre virtù, stai sempre molto attento. Stai sempre molto attento anche se sentissi come dire eh, cantare, stai sempre molto attento perché? Perché? Perché la Madonna è piena di umiltà, è piena di carità e piena di ubbidienza, ed è l'immagine, il tipo e il modello della Chiesa. Invece il diavolo è il modello della sua super... è l'immagine della superbia. È disobbediente per antonomasia e il contrario della carità è la divisione, la discordia, la disunione che provoca. Diaballo in greco significa colui che divide gli uni dagli altri, capite? Quindi, su queste cose cioè noi siamo rigorosi, non giudichiamo mai nessuna persona perché le persone non si possono e non si devono giudicare. Però i comportamenti come non, non li giudichiamo. Io non do fiducia al primo che trovo. D'accordo, molta gente mi chiede: eh, devo trovare il confessore. Il padre spirituale, eccetera, eccetera. Ma ah, guarda, sono sacerdote, ha ah, tanto te ne accorgi. No, se il suo stile è pieno, pieno, pieno d'amore, se è umile, se è obbediente alla Chiesa per quanto può, controlla, verifica. E poi parlaci, e poi vedi se, 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 se va bene. Noi dobbiamo verificarle queste cose. Eh. Scusate, come ho dovuto rispetto, insomma, cioè, chiaramente io ho perfettamente fiducia nella, come dire nella eh, gerarchia cattolica, quindi io mi confesso dove capita ordinariamente con chi capita e quanto capita, cioè con fiducia nei, nei miei confratelli, senza nessun problema. no Ecco, certo che se ho bisogno di confrontarmi, di chiedere un consiglio, di avere insomma, una, una cosa, Cerco di confrontarmi, di relazionarmi con quel confratello che magari vedo non soltanto semplicemente più come dire, affine al mio spirito, anche perché questo delle volte può essere anche un pochino controproducente, no? perché poi ti vai a cercare quelli che ti dicono le cose che ti piacciono a te, no? ma ecco, se presenta questi requisiti, insomma, no? che ti fanno pensare che stai davanti a un normalissimo, diciamo così, perché siamo tutti normalissimi, ma uomo di Dio. Dio non significa chissà chi o chissà che cosa uno che ci prova d'accordo? quando uno sta sostanzialmente messo bene in cammino quindi con qualche imperfezione ma fondamentalmente ecco, nell'umiltà, nella carità nella fede e nell'ubbidienza è una persona oggettivamente attendibile poi le sorprese purtroppo <ride> alle sorprese non c'è mai fine però in linea di massima ci possiamo fidare nel 968 il Catechismo parla ancora della cooperazione di Maria alla redenzione. Usa questo termine mutuato, tra l'altro l'abbiamo visto da Lumen Gentium 61, e parla di speciale cooperazione alla redenzione. Quindi Definendo Maria madre nostra nell'ordine della grazia. Poi c'è una bellissima notizia, il numero 969, ci ricorda che la maternità di Maria continua dopo la sua assunzione, e non solo nei confronti di Gesù, che in Paradiso certamente la, la continua a chiamare mamma, come la chiamerà per tutta l'eternità, ma anche nei nostri confronti. Anzi, continua ancora meglio di prima, perché capite, quando uno arriva in Paradiso è ancora più sollecito. Quindi noi a questo dobbiamo sempre pensarci, che abbiamo veramente una madre... Ma una vera madre, l'abbiamo visto nelle volte precedenti, immaginiamo che esistesse, che tutti i cuori di madri potessero essere concentrati nel cuore di una sola donna, e che questa donna avesse soltanto un figlio, dice San Luigi Monforto, quanto, quanto quella madre la vera del figlio, tanto bene, sappi che la Madonna ti ama di più. Abbiamo una madre, capite? La, 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 la madre, Papa Francesco tante volte quando Parla della Madonna, io ci ho fatto caso. Accentua sempre questa dimensione materna di Maria. Che è proprio il cuore, diciamo così, del suo essere. Capite? Questa sua maternità con tutta quanta la bellezza! Cioè la, la mamma è la cosa più bella che esiste in tutto quanto l'universo, ragazzi. Non diciamo non raccontiamo le storie. Insomma, no? viva la mamma, d'accordo, <ride> ecco, e, e poi abbiamo il 970 e concludiamo. Dove doverosamente, beh, questa è una precisazione fatta come dire per le persone scrupolose. Mh, quindi è doverosa, e però mh, è pletorica. Il ruolo materno di mediazione di Maria non diminuisce noscuro il ruolo di Cristo, insomma, no? ecco, anche qui chiunque è successo qualche volta nel corso della storia, perché poi il demonio sapete, il demonio ha due tecniche di, di combattimento: no? il troppo e il troppo poco, d'accordo il troppo e il troppo poco. Quindi eh, ci sono state nel corso della storia purtroppo qualche persona un po' invasata, eh, perché non troverei un altro modo insomma, per definirla, che, che ha esasperato insomma, in maniera eh, assolutamente eccessiva eh, il ruolo della Madonna. C'è ancora anche qualche, qualche, qualche mattacchione, insomma, anche contemporaneo, insomma, che va dicendo stranezze, insomma, in giro. No? E questo, cioè, magari, come dire, in tutte quante le cose c'è sempre un, un, un qualche cosa di magari anche buono nelle intenzioni, no? quindi la volontà di lodare, di glorificare la Madonna, di cantarne le grandezze, però dobbiamo sempre rimanere, cioè ragazzi, nel, nel, nei limiti, perché il troppo, il troppo danneggia, eh? capite? E quindi poi la Chiesa corre giustamente a ripare dicendo attenzione che il ruolo materno e mediazione di Maria non diminuisce e oscura il ruolo di Cristo. Stato, cioè, e la Madonna, tra l'altro, non è affatto contenta quando... Pur nella doverosa esaltazione delle sue grandezze, si parte per la tangente e se ne fa un qualche cosa che anche apparisse come tale. Non va bene, non va, capite? Perché dopo chiaramente le persone. si L'effetto che questo produce è che anche chi magari sarebbe ben disposto e poi si irrigidisce, d'accordo? E dice: ah no, allora a questo punto leviamo la Madonna. Questo vale in tutte le cose, eh? cioè io per esempio. Chi mi conosce, qui su Radio Buon Consiglio, abbiamo appena terminato, insomma, un mesetto e mezzo fa, un ciclo di catechesi sulla divina volontà, che sono delle cose bellissime, ma vi ricorderete che a suo tempo, quando parlato di alcune cose, c'era qualche matto, perché matto in senso, come dire, in senso proprio etimologico, che andava a sparare sciocchezze, quindi a, come dire, a, a dire stupidaggini, d'accordo, per, per, per esaltare questa benedetta divina volontà, ma di stupidaggini che non stanno né in cielo né in terra, e l'unico effetto che produce è che se qualcuno si raggiunge con le stupidaggi, dice: Ah, questa è la di una volta è Luisa Biccarreta, allora via. Questi sono una banda dei matti, cioè, capite? Cioè mm, bisogna sempre fare molta molta attenzione. Cioè, è, è, la, Dio è ordine supremo, è equilibrio supremo. Non serve per cantare la grandezza della Madonna, andare a fare come dire panegirici eccessivamente iperbolici tali e se senza poi tra l'altro spiegarli tali che mh, ripeto eh, possono generare equivoci non, io sono sicurissimo questa è la mia opinione personale è una madonna che non è contenta di una cosa di questo genere anche se è contentissima di chi la ama e di chi cattolicamente correttamente con equilibrio la venera e la esalta come deve essere perché abbiamo visto quanto è grande ecco ma senza mai come dire esagerare o partirsene nell'improbabile, insomma come dire, eh, paragoni, pindarici, insomma, con, con, con la grandezza di Cristo che si trova assolutamente su un altro pianeta <ride> e nei confronti della quale come nessuno si può, si, si può neanche accostare, ma San Luigi quando parla di, di Maria e della sua grandezza, ne parla abbastanza. Dice: Attenzione, questa grandezza di questa creatura che è grandissima ai nostri occhi, ma in confronto a Cristo e alla Divina Potenza, è meno che nulla. Ecco, questo dobbiamo sempre ricordarlo. No? Allora concludiamo. Allora, catechismo della Chiesa Cattolica numero 487, qui cito, ciò che la fede cattolica crede riguardo a Maria si fonda su ciò che essa crede riguardo a Cristo, attenzione, ma quanto insegna su Maria illumina a sua volta la fede in Cristo, in questo dogma l'abbiamo non visto di più. Perché il dogma della maternità divina è più cristologico che mariologico, quindi è più, è più ecclesiologico che mariologico, è più antropologico che mariologico: quindi, non è semplicemente una maternità biologica che è pure una cosa unica. Ma è la maternità di, 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 di Maria eh, in relazione al dogma del, 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 dell'incarnazione, quindi la cristologia, in relazione alla sua maternità nella Chiesa e come modello della Chiesa, quindi l'ecclesiologia. E la maternità nei nostri confronti e quindi la, la dimensione antropologica, ecco, e, e spirituale, ecco, di, di, di questa maternità. E infatti afferma esplicitamente il Catechismo: la rilevanza principalmente cristologica del titolo di madre di Dio. Ne parla, parla anche esplicitamente della rilevanza ecclesiologica. Sempre la maternità biologica divina è il fondamento dell'universale maternità di Maria. E, e qui è attenzione, eh. Anche quando Gesù nel Vangelo usa il termine donna alle nozze di cana e sotto la croce, cioè il primo miracolo vedete, la mediatrice di tutte le grazie, e la crocifissione, la corredentrice. Quindi, la rilevanza ecclesiologica, che a mio avviso, in questo dogma della maternità divina, c'è come dire, <ride> il prodromo di un possibile sviluppo nel quinto dogma, perché sia l'avvocata di grazia la mediatrice universale e la corredentrice sono tutti contenuti qui, a mio modestissimo avviso. Per cui teologicamente quando si pensa a approfondire questi aspetti, abbiamo visto che esplicitamente, fatto sia dalla Lumen che dal Catechismo sulla corredenzione, bisogna approfondire questo punto, la rilevanza ecclesiologica della maternità divina e le sue conseguenze necessarie che porteranno a mio avviso nel tempo ad una chiarificazione teologica anche in vista del quinto dogma mariano. Infine, la maternità biologica di Maria e quindi la grandezza anche di Maria stessa si fonda, questo non dimentichiamolo mai. È più grande la Madonna perché ha concepito Gesù nel corpo o nel cuore? I famosi brani antimariani noi dobbiamo stupirci e ammaliarci e proprio bearci nei confronti della Madonna perché dobbiamo chiederci, a conclusione di questo, di... ma tu chi sei? Che hai fatto? Perché sei stata il tempio, il grembo vivo di Dio fatto carne. Che hai fatto? D'accordo? Cioè, noi ci stupiamo del prodigio dell'incarnazione, ma ci stupiamo ancora di più perché non riusciamo a sondare quanto amore... Quanta fede, quanta perfezione hai acquisito nei primi anni della tua vita per essere pronta a un dono tanto grande ad essere la cooperatrice del mistero principale della nostra salvezza. Appuntamento carissimi alla prossima settimana con la mia benedizione. Ave Maria.